sia una prova iridata. È la quarta prova del campionato del mondo di motocross classe 250. Stiamo per vedere la seconda manche, vedremo le fasi più significative di questa seconda manche. Ricordo il risultato della prima manche vinta da Alex Puzar con la Suzuki davanti a Trampas Parker con la Honda, quindi Dave Strabosch con la Suzuki, Pekka Vekkonen con la Yamaha. Quindi Eversen, Johansson, Dirks, Van Dorn, Nilsson, Van Wessel, Berwötz, cito Berwötz in quanto è stato il pilota che ha preso il largo nel campionato del mondo nelle prime prove. Con il secondo posto si è presentato Berwötz al via in questa quarta prova. Vediamo che ha preso subito il comando Trampas Parker. Si ripropone sulla pista di Mantova un confronto che aveva animato la stagione iridata a 125 nel 1989 e che nella passata stagione, vedete intanto il punteggio dopo la prima manche con Puzar che è passato al comando della classifica iridata dopo la prima manche della quarta prova, seguito immediatamente da Trampas Parker. Quindi duello annunciato, quello tra Parker e Puzar, e che ricordo ancora una volta nella passata stagione, quando entrambi i piloti che avevano animato la stagione 1989 della 125 erano passati nella 250, questo confronto è venuto a mancare con la vittoria di larga misura di Alex Puzar nei confronti di Parker, che ha concluso la stagione solamente al settimo posto. Siamo nel corso del primo giro, ha preso subito il largo Trampas Parker, passato dalla KTM alla Honda. Parker è pilota comunque italiano ormai a tutti gli effetti, da 5 stagioni gareggia in Italia, ha conquistato anche 3 titoli tricolori, 125, 250 e 500, è rimasto a digiuno solamente nella passata stagione, quando si è dovuto accontentare del secondo posto nella 125 e nella 250, ma Parker è partito alla grande in questa stagione, ha già vinto tutto quello che c'era da vincere sullo scenario italiano, dove peraltro ha avuto poche opportunità di incontrare Puzar, ed ha già conquistato il titolo italiano della 125. Ma ecco Alex Puzar, che è partito piuttosto male in questa seconda manche, è in settima posizione alle prese con l'olandese Visser e l'altro olandese Luhmann, che lo precedono. Quando siamo alla conclusione del primo giro del crossodromo di Mantova, un crossodromo esemplare, ecco che passa per la prima volta sul traguardo Trampas Parker con un passaggio acrobatico, precede il belga Holvet, un nome nuovo dello scenario internazionale. Avete visto anche Puzar in settima posizione, preceduto anche da Bob Hering in terza posizione, eccolo inquadrato, e anche John van de Berg. Quindi Luhmann, l'olandese Luhmann, e l'altro olandese Visser. Alex Puzar in terza posizione, distanziato di 8 secondi e mezzo dal battistrada e il suo avversario ormai storico Trampas Parker. Dicevamo di Parker che ormai è italiano di adozione, vive a Vicenza, ha sposato un'italiana e papà di un bambino italiano. A questo punto credo che Parker abbia anche il passaporto italiano e pertanto non dobbiamo più considerarlo un pilota statunitense, anche se la sua città d'origine Shreveport ha dato i natali anche ad un altro grande campione del motocross, del motociclismo, Freddy Spencer. Ed ecco Puzar, lo vedete ogni tanto spostare la mano dal manubrio, non fa accenni al pubblico o ad altri, si porta solamente la mano sul roll-on degli occhiali, che solamente con la presenza della mano una cellula fotoelettrica fa avanzare la fettuccia trasparente, quindi si ritrova con gli occhiali puliti. Ecco Trampas Parker sempre al comando con Puzar, che intanto sta avanzando con la sua Suzuki numero 1, il campione del mondo in carica, prima guida del team Rinaldi, che ha perso Van de Berg alla fine della passata stagione, che comunque continua a correre con una Suzuki. Puzar sta tentando di recuperare terreno dopo questa brutta partenza, ha condotto tutta la prima manche dal primo all'ultimo giro davanti a Michele Fanton, che è stato un altro protagonista di quella prima manche, ma che purtroppo ha dovuto pagare
il prezzo della sfortuna. È stato quello che l'ha pagato in maniera più vistosa, con un guasto alla frizione che lo ha fermato alla conclusione della prima manche, quando mancavano 3 giri alla conclusione. Poi è riuscito a riprendere, ha recuperato qualcosa, ma non è riuscito ad entrare in zona punti. Ha concluso al 16° posto Michele Fanton. Michele Fanton che al via della seconda manche ha avuto un problema, è caduto, si è contuso al ginocchio, il ginocchio che ha perseguitato tutta la carriera di Michele Fanton, e purtroppo lo dobbiamo registrare in passaggio in 38esima posizione all'ultimo giro. Siamo nel corso del terzo giro. Al secondo passaggio Parker aveva un vantaggio di 7 secondi su Alex Puzar. Trampas Parker alla guida di una Honda. Ricordo ancora una volta che Parker alla fine della passata stagione ha lasciato la KTM, l'austriaca KTM, comunque con base agonistica in Italia a Bergamo, per la Honda. Sulla KTM è montato poi un altro americano che corre con licenza francese, Mike Healy, che occupa in questo momento la 9ª posizione. Le posizioni quando i piloti stanno affrontando il terzo giro: 40 minuti più 2 giri il tempo regolamentare. Nella prima manche i piloti hanno effettuato 19 giri. Le posizioni della seconda manche sono quasi alla conclusione del terzo giro. Parker al comando con la Honda, davanti a Bob Herring, anche egli su Honda, quindi Hulvet con la Kawasaki, Van de Berkin, quarta posizione, quindi Visser in quinta posizione alle prese con Puzar, lo vedremo con il numero 96, Visser che cerca di resistere a Puzar. Ecco intanto con il 7 il battistrada Trampas Parker con la Honda, decisissimo. Parker è in forma eccellente, da registrare anche nella prima manche un problema a Puzar, una scivolata causata da Van Dorn, scivolata dopo la quale Puzar si è rialzato, aveva un margine di 30 secondi, ha concluso con un margine di 17, quindi è riuscito comunque. Ed ecco Fanton inquadrato per un attimo, il sfortunato pilota padovano, compagno di squadra di Trampas Parker, che purtroppo transita in 37esima posizione dopo il secondo giro. Siamo alla conclusione del terzo giro, passa sul traguardo Trampas Parker con la Honda davanti a Bob Herring, quindi Hulvet, Van de Berg e Puzar. Puzar l'inseguimento di Van de Berg, suo compagno di squadra nella passata stagione. Van de Berg aveva concluso al terzo posto nella classifica iridata della 250 nel 1990, preceduto da Pekka Vekonen e da Alex Puzar, che aveva conquistato per la prima volta per un pilota italiano il titolo iridato della 250, quello che fa convergere su di sé i migliori valori internazionali in campo. Puzar inquadrato, e poi torniamo sulla testa della corsa con Van de Berg che chiude il quartetto di testa, e Puzar all'inseguimento del quartetto con 7 secondi abbondanti di distacco nei confronti del battistrada. Puzar sembra comunque in grado di procedere in questa rimonta. Puzar ha già conquistato 3 manche, 4 con quella, con la prima di Mantova, 3 manche prima di arrivare a Mantova, ed ha conquistato la prima, quindi già 4 manche ridate all'attivo per il 21enne, il quasi 21enne, anzi chiedo scusa, il quasi 23enne pilota di Ceva. Che insieme a Parker a questo punto reciterà il ruolo di protagonista nel campionato del mondo 1991 per difendere un titolo che ha conquistato lo scorso anno con grande determinazione, puntualità e soprattutto con una grande continuità, continuità che si è estrinsecata con 13 vittorie di manche. E tanto per fare un riferimento
a Parker, diciamo che ne ha vinte solo due, ma Parker è stato fermo per sei prove, e Puzar sta tentando, siamo ora nel quinto giro. Puzar sempre all'inseguimento di Van de Berg, 3 secondi lo separano da Van de Berg, 2 secondi e 4, ecco intanto con il 23 il belga Pulvet, un nuovo acquisto del motocross iridato. Pulvet fa un po' da freno a Van de Berg e Puzar sembra in grado di agguantare i due, pronto a passare in terza posizione, preceduto da Bob Hering e Trampas Parker. Trampas Parker conduce la corsa ormai con un margine di controllo abbastanza sicuro, sono quasi 2 secondi di vantaggio sugli inseguitori. Siamo ancora nelle prime fasi, qualche problema per Puzar che cerca di anticipare l'apertura in uscita di curva. Abbiamo visto il giro più veloce di Puzar e siamo nel quarto giro. Puzar cerca di impostare la traiettoria anticipando l'impostazione, cerca il passaggio all'interno su Van de Berg, passa all'interno ma Van de Berg ha accelerazione sull'appoggio, favorito dalla trazione sulla sponda esterna della curva, mentre Puzar cerca evidentemente di non compromettere tutto con un azzardo. E passa ora Van de Berg, passa Van de Berg, si porta in quarta posizione. È preceduto da Hulvet, che non dovrebbe rappresentare un grosso problema per Puzar, proiettato quindi verso un terzo posto di manche. Guida la classifica iridata dopo la vittoria della prima manche. Ha esordito male Puzar in questo mondiale 91, non andando a punti in Olanda nella prima manche, conquistando poi un terzo posto nella seconda manche, ma si è poi ripreso con 2 vittorie di manche in Cecoslovacchia. Purtroppo in Austria c'è stata una spettacolare caduta che non ha comportato problemi per Puzar, che poi si è rifatto vincendo la seconda manche. Ed ecco Hervet alle prese con Puzar, un avversario non troppo comodo da controllare alle spalle. In palio per ora il terzo posto, Puzar è proiettato verso questa posizione da podio, deve superare Hulvet. Vedete il levante, e tanto Puzar è scivolato sull'atterraggio da questa gobba, con la ruota anteriore ha perso il controllo, la moto è caduta e si è portata su una canalizzazione esterna, ma vediamo che c'è qualcosa che non funziona, il cavo della frizione della Suzuki di Puzar è penzolante. Aspettiamo un'inquadratura più ravvicinata per vedere se c'è, e in effetti il problema di Puzar può rivelarsi determinante. Non è fondamentale avere la frizione per procedere, ma è fondamentale averla per sfruttare al massimo il mezzo. Intanto Trampas Parker prende il largo, ha ora 2 secondi abbondanti sul secondo Bob Hering. Quando siamo nel corso del sesto giro, la situazione della corsa in questo momento: Puzar intanto con la scivolata è stato superato da 3 avversari e si trova in 7ª posizione, sono passati Visser, Dirks e Mike Healy, quindi Puzar in 7ª posizione ha un distacco di 17 secondi nei confronti del battistrada Trampas Parker. Parker nella prima manche si era piazzato al 2º posto alle spalle di Puzar dopo una bella gara all'inseguimento, era partito abbastanza tardato, era transitato al 4º posto nel primo giro, si era portato al 3º posto nel 5º passaggio, quindi al 2º posto nell'8º passaggio, e non l'aveva più mollato. Ai danni di Michele Fanton,
che, come abbiamo accennato, ha avuto problemi poi con la frizione. Frizione protagonista quindi a Mantova sul campo che sta ormai diventando uno dei principali d'Italia, è stato il campo che ha ospitato per varie stagioni gli internazionali d'Italia, prova d'apertura della stagione internazionale, anche se non ufficializzato da una titolazione mondiale. Quest'anno ha perso questa opportunità di ospitare la gara di apertura che serve ai piloti come collaudo, ma ha conquistato intanto il campo di Mantova, che è immediatamente alle porte della città lombarda, ha conquistato questa quarta prova iridata. Ed ecco Parker al comando dopo sei giri davanti a Bob Heering, quindi Helvet, il belga Helvet, l'olandese Visser, il belga Dirks, Mike Healy, lo statunitense Mike Healy e Alex Puzzarin, settima posizione, 17.696 il distacco che possiamo desumere dalle classifiche messeci a disposizione con particolare puntualità ancora una volta dalla Federazione Italiana Cronometristi. E siamo ora sulla testa della corsa verso la conclusione del settimo giro con Krampus Parker, il 24enne pilota della Louisiana, ormai naturalizzato italiano, il veneto della Honda, Krampus Parker, controlla molto bene Bob Heering, che è in seconda posizione a 3 secondi e 4, e quindi i due piloti della Kawasaki, Helvet e Visser, primo belga e secondo olandese, quindi Mike Healy con la KTM in quinta posizione, Peter Dirks con la Honda in sesta posizione, con Puzar settimo, che a malapena riesce a tenere il passo dei piloti che lo precedono. Sta guidando, lo ricordo, Alex Puzar senza l'ausilio della frizione. E siamo entrati nell'ottavo giro, ecco la classifica al settimo passaggio, con Bob Heering che è a 3 secondi e 377 da Krampus Parker, che quindi controlla la corsa con una certa tranquillità. Il problema di Puzar a questo punto è cercare di non commettere errori, di non trovarsi piantato con la moto in una curva lenta e comunque cercare di evitare di dover ricorrere alla frizione per uscire da una situazione di scarsa aderenza, di scarsa disponibilità del motore. Sta gareggiando Alex Puzar con la leva della frizione a penzoloni in settima posizione. A questo punto il pilota, diceva, deve solamente cercare di prendere più punti possibili per mantenersi in competizione con Krampus Parker, che nel suo momento di grande forma sta dominando anche questa prova, questa manche iridata, è la ottava manche iridata di questa stagione. Ecco, vedete in alcuni momenti, in alcune inquadrature molto evidente il problema di Puzar. Siamo nel corso dell'ottavo giro, settima posizione per Alex Puzar, in una prova iridata che comunque sancisce la rivalità tra lui e Parker in, come motivo dominante di questa stagione. Ecco un altro passaggio della mano vicino al casco per far scorrere la pellicola trasparente. Cerca Puzar di mantenersi in media con la velocità, ma come ho già detto deve stare molto attento ad evitare che il motore cali sotto regimi di utilizzazione, perché allora dovrebbe ricorrere al cambio
senza modulare la velocità con la pressione. Ed ecco, vedete, evidente il problema di Puzar con la leva della pressione che ciondola. E siamo alle battute finali di questa ottava mancia mondiale 1991 del campionato del mondo di motocross classe 250. Trampas Parker sta viaggiando a gonfie vele verso il traguardo, il suo margine di vantaggio nei confronti di Mike Healy, che ha effettuato una straordinaria rimonta. Mike Healy ha superato quindi anche il belga Hervet, ha avuto un comportamento particolarmente efficace. Mike Healy conclude al secondo posto davanti a Helvet con la Kawasaki, Visser con l'altra Kawasaki, Peter Dirks su Honda in quinta posizione, e Puzar si deve accontentare del sesto posto. Per quanto riguarda la classifica di questa prova, Trampas Parker con 17 punti conquistati nella prima manche, 20 nella seconda, si porta al comando a quota 37, eccolo, mentre taglia il traguardo. Puzar è secondo con 30 punti e Peter Dirks terzo con 20 punti. Per quanto riguarda la classifica ridata, mentre arriva anche Puzar, Parker è in testa con 114 punti, davanti a Puzar 105 e Bervets 87. La sfida ormai è tutta tra Parker e Puzar. Ricordo l'appuntamento per la sesta prova del campionato mondiale della 250 a San Marino il 15 giugno.